Ma oggi c'è stata l'assemblea dei soci di Chiantibanca, 1700 persone, che San Casciano, nel tendone, con tutti i soci di Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Campi. Sostanzialmente abbiamo preso una decisione tutti insieme, praticamente all'unanimità, di raccogliere la proposta che c'era stata fatta da il Cassa Centrale Banca, che è il gruppo Trentino Cooperativo, di fare insieme un grande gruppo cooperativo operativo in tutta l'Italia, con Chiantibanca, la banca principale del gruppo, tra l'altro, e sostanzialmente la banca di riferimento in Toscana. Il cuore e il cervello di Chiantibanca restano dopo questa scelta comunque in Toscana? Il cuore e il cervello rimangono in Toscana, chiaramente, però contribuiscono anche al lavoro che verrà fatto a livello nazionale. Dunque daremo il nostro contributo anche alla definizione del modo di operare di questo nuovo gruppo cooperativo che, appunto, come dicevo prima, sarà in tutta Italia. Quindi non si è scelta la SPA, non si è scelto ICREA, ma si è scelto un secondo, ulteriore polo, anzi, poi c'è un primo polo cooperativo e questo è il secondo polo cooperativo. Diciamo che le scelte e i rischi delle alternative che erano presenti a giugno, quando è stata fatta la riforma, o di uscire dal sistema cooperativo in una SPA, continuando a crescere, probabilmente, però forse perdendo le radici della cooperazione. L'altra alternativa era di rimanere all'interno del sistema cooperativo, ma dato che ce n'era uno solo a giugno, forse in termini di prospettive di crescita questo era molto penalizzante. Ora, con la creazione di un polo alternativo, possiamo sia crescere sia realizzare un piano industriale ambizioso in tutta la Toscana, in particolare nelle nuove aree come Arezzo, come Pisa, come Livorno. Potremmo crescere anche in queste aree pur rimanendo radicati ai valori della cooperazione.